Si è concluso a Macarese il progetto Vita di Campagna, organizzato presso il Giardino dei Nonni da Programma Natura. L'iniziativa è stata realizzata grazie alla società MDG, col patrocinio del Comune di Fiumicino, in una sinergia tra imprenditoria e mondo istituzionale. Si è trattato in sostanza di un vero e proprio corso di formazione che ha avvicinato 30 bambini alla vita agricola e alla natura, con attività pratiche e consegna finale dei diplomi da parte dell'assessore alle attività produttive del Comune Tirrenico, Erica Antonelli. Abbiamo formato ben 30 bambini, possiamo dire che sono diventati dei veri e propri contadini, anzi io dico dei naturalisti di campagna, perché ormai il connubio tra agricoltura, no, e natura è forte. Hanno fatto tantissime attività come l'orto, si sono presi cura degli animali della fattoria, quindi hanno proprio gestito loro tutti gli animali, e poi anche delle escursioni. Il giardino è proprio vicino alle strade bianche della tenuta di Macarese, quasi una porta della riserva del litorale romano. Come reagiscono i bambini, che sono, come dire, ormai tutti tecnologici, a queste attività che ci riportano al passato, alle origini? Guarda, queste attività servono tantissimo, anche, diciamo così, nel periodo della pandemia. E questi bambini sono stati per tanto tempo chiusi in casa e quindi riscoprono la natura e gli animali. All'inizio qualcuno ha addirittura timore, ma poi invece si sbloccano e per loro il percorso è entusiasmante e divertente. Perché hai partecipato a questo corso? Perché mi piacciono gli animali. Qual è la cosa più bella che hai fatto in queste escursioni? E dare da mangiare agli animali. Tu invece? A me mi è piaciuto coltivare e dare da mangiare agli animali. Cosa hai coltivato? Insalata, pomodorini. Cose da mangiare, insomma. Tu come ti sei trovato a questo corso? A me mi è piaciuto fare la passeggiata in campagna e accarezzare i porcellini d'India. Cos'è che ti è piaciuto di più di queste attività? A dare da mangiare agli animali e accarezzarli. Per voi genitori è importante un'attività di questo genere per i vostri ragazzi? Eh sì, vedo i ragazzi soprattutto sono molto entusiasti del contatto con la natura, che è sempre più importante al giorno d'oggi rispetto ai telefonini e diavolerie tecnologiche varie, quindi sì, tutti contenti, entusiasti, anche noi genitori, benissimo. E il corso ha segnato idealmente l'inizio di tutta una serie di attività che proseguiranno per tutta l'estate. Da Macarese per Canale 10, Alberto Tabir.